mattino 6 per questo mercoledì 11 maggio. Iniziamo ricordando il santo del giorno. Oggi si ricorda Sant'Ignazio da Laconia e ci vediamo la sua storia. Devotissimo e dedito alla penitenza, fin da giovane indossò il saio francescano nonostante la sua gracile costituzione e fu dispensiere d'umile questuante nel convento di Iglesias e poi in altri conventi. Dopo 15 anni fu richiamato a Cagliari nel convento del Buon Cammino. Qui lavorò nell'anificio e come questuante in città, svolgendo per 40 anni il suo apostolato tra poveri e peccatori, aiutando e convertendo. La gente lo chiamava un santo vivente, peccatori, aiutando cieco, fu distratto da peccatori, aiutando. Dei quotidiani, iniziamo dalle pagine del centro. Arrestato dirigente del fisco, tangente da 15.000 euro per chiudere un contenzioso ai domiciliari imparato. E poi ritratto il capo legale dell'Agenzia delle Entrate, le intercettazioni mi spetta 1 milione, ora brinda. Farmaco negato, i carabinieri all'ASL e l'assessore alla sanità rimprovera i manager, dovete dare le medicine alla gente. Francavilla, mare senza bandiera blu e Luciani attacca l'ACA. Pescara, sanzificio nella bufera, licenziamento di licenziati altri 11 dipendenti. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano La Città. Fuga di gas, scuole e uffici vuoti. Dopo lo scoppio della caldaia a Piano d'Acce in città è subito allarme per un incidente all'Acquaviva. E poi di taglio alto in Gran Bretagna prosegue il processo per duplice infanticidio. Il compagno testimonia. Samira, mamma eccezionale. Montano le critiche, Roseto perde la bandiera blu dopo 17 anni. A centropagina l'arresto, 15.000 euro per evitare l'accertamento fiscale, la bustarella. E poi i segnali di ripresa nonostante le incertezze. Confindustria fa il punto sul secondo semestre del 2015. Di spalla Tommaso Ginoble dice informerò Legnini dei problemi di Teleponte. Ancora Teramo, primo rogo di stagione a Carapollo. E poi di taglio basso Giulianova, Castrum rescisso il contratto e il romanzo La Falcone in libreria con cattiva cucina e sesso catastrofico. Ora noi, prima di sfogliare le pagine dei quotidiani, ascoltiamo come sempre il consiglio delle nostre stelle. Ariete. Alcuni nodi emotivi potrebbero venire al pettine in questi giorni, quindi fate attenzione. Gli influssi disarmonici di alcuni pianeti potrebbero mettervi KO dal punto di vista sentimentale, quindi fate attenzione. Toro, invitate i vostri rivali a farsi da parte. Siete fermamente intenzionati a raggiungere la vetta del successo, costi quel che costi. Non vi fermeranno eventuali difficoltà. In amore, cercate di fare più chiarezza. Gemelli, Mercurio vi rende particolarmente frizzanti ed euforici. Siete pronti a sponsorizzare un'idea interessante che siete venuti a conoscere di recente. Le vostre doti di leader vi rendono molto convincenti in ambito sociale. Cancro. Lasciarsi andare e seguire liberamente la propria fantasia è bello, ma se questo sognare comporta una perdita di senso della realtà, forse è il momento di fermarsi. La Luna vi imporrà alcune rinunce, non fatene un dramma. Leone. I desideri non si trasformano ancora in realtà? C'è bisogno di pazienza. Una certa stanchezza fisica vi impedisce di reagire come vorreste di fronte ad alcuni impedimenti sul lavoro. Prendetevi un po' di riposo. Vergine, giorno favorevole, ma attenzione a non prendere lucciole per lanterne se vi fanno proposte. Avete le idee chiare, ma le novità in questo momento vi affascinano e potreste non scontare con aderenza alla realtà le possibili conseguenze. B.
bilancia. Qualcuno cercherà di sabotare un vostro progetto. Siete esposti al rischio di essere ingannati o traditi. Fate attenzione anche alle spese eccessive o il portafogli piangerà. Concedetevi un po' di relax con la persona amata. Scorpione, la vostra parte oscura e inconscia sta premendo per essere ascoltata da voi. Se le darete spazio, capirete che non è così spaventosa come credete. Il lavoro va avanti a gonfie vele, nuove promozioni in vista. Sagittario, le sfide sul lavoro non mancano mai, ma in questo momento voi siete predestinati a vincerle tutte. Mercurio vi regala nuove e interessanti opportunità. Non abbiate paura di seguire il vostro cammino. Capricorno, gli influssi dell'astro notturno vi daranno sicuramente una marcia in più e vi permetteranno di tenere sotto controllo diverse situazioni, sia legate alla sfera professionale che alla vita privata. Acquario, qualche timore di troppo vi tratterrà dal dire quello che pensate, con il risultato che forse perderete un'occasione importante. Sul lavoro siete troppo insicuri e ciò vi procura qualche problema di troppo. Pesci, siete pronti a dimostrare al vostro partner che siete giunti ad una nuova maturità sentimentale. Ora non avete più bisogno di fuggire per sentirvi liberi. L'ambito lavorativo non vi mantiene affatto sereni. Iniziamo a sfogliare le pagine del centro. In apertura c'è la bufera sull'Agenzia delle Entrate, una mazzetta da 15.000 euro, è stato arrestato il funzionario. Filmato dalla Finanza, il momento in cui Imparato riceve la busta bianca con il denaro e se la infila nel giubbotto, fermato anche il commercialista di una società di Formia. Corruzione, incastrato Gaetano Imparato, capo dell'ufficio legale di Pescara. Una tangente intascata a Roma per chiudere un occhio su un'evasione da 38 milioni. E poi, sempre sul caso, le intercettazioni: io semino e raccolgo, mi spetta 1 milione ma puoi brindare, il funzionario al telefono, però c'è una cartella che scade, la devi pagare e quando sei pronto fammi sapere. Questo è stato il caso che ieri ovviamente è balzato al centro delle cronache. Allora, per ascoltare tutti i dettagli, il servizio di Elisa Leuz. Ecco il video del passaggio di denaro, 15.000 euro, che secondo le indagini della Guardia di Finanza di Pescara e della Procura di L'Aquila servivano a pilotare il contenzioso con l'erario da 38 milioni di euro di un'azienda pescarese. Per questo, con l'accusa di corruzione, nella mattinata sono finiti agli arresti domiciliari Giovanni Imparato, funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Pescara, e un commercialista di Formia, consulente tributario della società oggetto di accertamento. Le indagini, coordinate dal PM della Procura aquilana, David Mancini, attraverso le intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, hanno consentito di ricostruire il giro di mazzette che Imparato avrebbe gestito direttamente dal suo ufficio, ripreso a sua insaputa dai finanzieri. Gli stessi che lo hanno seguito il 19 aprile scorso a Roma ed hanno immortalato l'incontro tra i due indagati e la consegna della busta contenente 15.000 euro, immediatamente sequestrati. Sulla base degli elementi raccolti nel corso delle indagini, la somma sarebbe stata il prezzo della corruzione del pubblico ufficiale per aggiustare, a favore dell'azienda pescarese, il contenzioso tributario pendente presso la Commissione Tributaria Regionale Abruzzo e remunerare il provvedimento di sospensione amministrativa emesso dall'Agenzia delle Entrate di Pescara, finalizzato a bloccare l'azione di pignoramento già intrapresa da Equitalia sui beni della società. E subito è arrivata la reazione dell'agenzia, che ha dichiarato che chiederà i danni, ci costituiremo parte civile. L'Agenzia delle Entrate è pronta a costituirsi parte civile contro Giovanni Imparato, il numero 2 della sede di Pescara, e domiciliari per corruzione. L'agenzia, con una nota diramata dalla sede centrale di Roma, afferma che sta adottando tutte le azioni disciplinari che la normativa le consente, si costituirà parte civile a tutela della propria immagine nell'ipotesi in cui venisse instaurato il procedimento penale. Ora lasciamo le pagine dei quotidiani e ci occupiamo di meteo. Abruzzo Meteo, insieme al nostro esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, questa settimana ha avuto un avvio con delle temperature inizialmente in calo, poi c'è stato ancora maltempo, ieri invece una bella giornata con temperature in aumento. Oggi invece che succederà?
Sì, temperature in aumento perché sul Mediterraneo occidentale è presente una vasta circolazione depressionaria che in queste ultime ore sta ancora favorendo un moderato afflusso di correnti calde provenienti dall'entroterra algerino e tunisino, che favoriscono non solo la formazione di annuvolamenti ma portano con sé anche sabbia africana in sospensione. In questo momento è in transito un sistema nuvoloso, il primo di una serie di perturbazioni che giungerà sulla nostra regione, perturbazione che favorirà delle precipitazioni nelle prossime ore a partire dal settore occidentale, dove saranno più frequenti, in estensione verso il settore orientale. Ovviamente le precipitazioni saranno miste a sabbia africana perché insomma gran parte delle regioni centro-meridionali risulta essere interessata appunto dalla sabbia presente in quota. Poi la tendenza è verso una temporanea attenuazione della nuvolosità, ci saranno delle schiarite nel corso delle prossime ore a partire dal settore occidentale, ma nel pomeriggio comunque potranno manifestarsi nuovi addensamenti sulle zone montuose e sul versante orientale con possibili nuove precipitazioni localmente a carattere temporalesco. Di nuovo le schiarite torneranno a manifestarsi in serata e in nottata, ma la tendenza poi è verso un nuovo aumento della nuvolosità nel corso della giornata di giovedì, perché si susseguiranno questi corpi nuvolosi e saranno seguiti da una progressiva diminuzione delle temperature, perché l'aria calda africana sarà sostituita da masse d'aria più fresca di origine atlantica, e questo favorirà anche un'attenuazione della sabbia africana in sospensione e un generale calo delle temperature. Questa situazione non cambierà di molto nei prossimi giorni, la nostra penisola risulterà ancora interessata dall'instabilità che probabilmente continuerà a manifestarsi anche nel fine settimana. Ciò non vuol dire che avremo un tempo sempre chiuso, Francesca, ma la situazione comunque favorirà addensamenti e schiarite con possibilità di rovesci e manifestazioni temporalesche. Comunque di questa situazione ovviamente la seguiremo passo dopo passo, giorno dopo giorno, per fornire tutti i dettagli del caso, Francesca. Giovanni, prima di salutarci, come sempre noi ricordiamo gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Questa è la pagina ufficiale, il sito web www.abruzzometeo.org. Ringraziamo Claudio Di Giacomo in regia. Qui troverete tutti i bollettini aggiornati e come vedete sulla destra ci sono quattro finestre, sono le webcam sulle quattro province abruzzesi per monitorare tutto il territorio in tempo reale. Suggeriamo anche due profili Facebook, uno si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qua, e troverete quello che è presente nel sito internet, cioè i bollettini aggiornati e quelli che sono i cambiamenti nel corso della giornata. Suggeriamo anche il profilo personale di Giovanni De Palma, perché qui troverete qualche curiosità in più, come le foto scattate alle prime luci dell'alba per monitorare la situazione. Questa mattina più di 14 gradi, ricordiamo, viene scattata da Montesilvano. Troverete anche qui i bollettini aggiornati, ma molto importanti in questa pagina ci sono le segnalazioni degli utenti, ovvero troverete video e foto postate da utenti su particolari situazioni incontrate nel territorio, utili da un lato per informare Giovanni De Palma, dall'altro per tutti gli utenti connessi alla pagina, perciò noi la suggeriamo. Giovanni, io ti ringrazio come sempre per il tuo intervento, che tornerà puntuale domani mattina alle 7:20, ti auguro una buona giornata. Grazie Francesca, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie a Giovanni De Palma. Continuiamo sulle pagine del centro, adesso la politica, gli scenari, unioni civili, oggi la fiducia, la delusione della CEI, le opposizioni in rivolta alla Camera, Parlamento zerbino del governo, Boschi la difende, dice valore politico, e Marchini replica non celebrerò nozze gay. E poi l'inchiesta a Potenza, ha sentito il sottosegretario De Vincenti. Il referendum, Renzi insiste, in gioco il nostro futuro, impegno diretto del Premier nella campagna sulla riforma costituzionale, tensioni con la minoranza Dem e la Cassazione dà il via libera al quesito. Basilicata, nuovo scontro nel Partito Democratico, via il presidente del Consiglio regionale, un UDC al posto di un non renziano. Sulla giustizia prove di dialogo, incontri dell'Associazione Magistrati con Orlando e il vicepresidente del CSM Giovanni Legnini.
E poi torniamo sempre sulle pagine del centro, il terrorismo, l'allarme a Bari, jihadisti filmavano obiettivi per l'IS, scoperta cellula di sostegno logistico, 3 afghani fermati, 2 ricoverati, PM progettavano attentati a Roma e Londra. E ancora sulle cronache, grida Allah Akbar e colpisce un folle, paure in una stazione in Baviera, 1 morto e 3 feriti, ma l'attentatore non è legato agli estremisti. Ecco il part-time agevolato se la pensione si avvicina. Poletti dice la sperimentazione dal 20 maggio per i lavoratori del settore privato. Poi il ministro annuncia un giro di vite per i furbi degli sgravi fiscali con il Jobs Act. Di taglio basso, omaggio di Obama ad Hiroshima, storica visita del presidente americano al Memorial Park, ma non chiederà scusa. Andiamo avanti, sfregiata con l'acido, condanna definitiva a 20 anni per l'ex. Il caso Annibali, la Cassazione conferma la sentenza d'appello, l'avvocatessa dichiara è finita, ora potrò pensare al mio futuro. Apriamo la pagina dedicata all'Abruzzo e si parla di sanità, un farmaco salvavita negato. L'ASL di Chieti, il blitz dei NAS e Paolucci convoca i manager. L'assessore alla sanità dice revocate il provvedimento che ostacola i non residenti. La stessa circolare in vigore da un anno e mezzo all'azienda sanitaria di Teramo. Di spalla parla l'ex governatore d'Abruzzo Chiodi, un processo a Pescara, tetti di spesa dalle cliniche, nuovi documenti. E poi di taglio basso, consorzio di tutela, eletti i vertici, Vini d'Abruzzo, Di Campli presidente, vice Nicodemi e Pantaleone Verna. Sempre sulle pagine del centro arriva una stima di quello che è stata la crescita in Abruzzo da parte di Confindustria. L'Abruzzo cresce, il lavoro no. L'indagine, l'economia migliora, ma restano criticità e ora il patto per lo sviluppo. Proprio ieri il presidente di Confindustria Abruzzo, Ballone, ha fatto quello che è il quadro del 2015 alla luce dei dati. Si parla ovviamente di impresa, si parla di crisi, dati che in qualche modo sono ottimistici da un lato, ma dall'altro lasciano ancora molte preoccupazioni. Paolo Renzetti. Dati semestrali dell'industria abruzzese, ci sono numeri positivi rispetto allo scorso anno che riguardano l'occupazione e anche l'export. Il dato generale è di crescita, ancorché limitata a numeri di percentuali risicati. I numeri che invece svettano in maniera significativa sono appunto la forte riduzione della cassa integrazione, sia ordinaria che straordinaria ed in deroga, con percentuali del 45% addirittura, quindi significa che il sistema produttivo sta gradualmente riassorbendo la forza lavoro messa in stand-by dalla crisi economica che abbiamo attraversato. Quali sono i settori trainanti per l'industria abruzzese? Beh, l'automotive sicuramente è quello che trascina più di tutti, tant'è vero che le esportazioni in provincia di Chieti, dove insiste maggiormente questo sistema produttivo, sta andando molto bene. Parlando sempre di esportazioni, devo dire che c'è una discreta ripresa della provincia di Teramo e quindi vuol dire che i nostri imprenditori stanno mettendo a frutto l'internazionalizzazione di cui tanto parliamo. Il master plan Abruzzo della regione potrebbe essere un ulteriore incentivo per il rilancio? Assolutamente sì, mette in campo risorse ingenti, per la gran parte proprio sulle infrastrutture e quindi metterà in movimento risorse importanti che avranno sicuramente una forte ricaduta nel territorio. Ci fermiamo per una piccola pausa di pubblicità e poi la seconda parte della nostra rassegna stampa, tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa. Ora ci spostiamo sulle pagine di Pescara, si continua a parlare di Sansificio, l'Olezzo che spaventa. Licenziati altri 11 dipendenti, il titolare ha dichiarato sono obbligato ma pronto a riassumere. C'è un nuovo filtro e dentro maggio smetteremo di produrre i fumi. E poi c'è stato lo sfogo di Cristian Schiavone. Domenica mi sposo, questo per me doveva essere un momento sereno, invece un incubo che rischia di far saltare la nostra azienda. Si parla anche di vertenza attiva. Ieri c'è stata la prima udienza per quello che è stato ovviamente il ricorso degli ex lavoratori interinali al giudice. Il giudice rinvia subito al 5 luglio le cause di lavoro degli interinali.
E poi torniamo indietro, il galeone di Eriberto, sempre a Pescara, continua a far discutere la perizia commissionata dal comune, cancella ogni speranza di intervento e Anita Mastromattei propone di realizzare un busto per ricordare il padre. E poi sequestrato mezzo chilo di eroina, operazione dei carabinieri, donna arrestata a Rancitelli, in casa custodiva anche la cocaina. Sulle cronache, via Conte di Ruvo, uno scontro tra bus e macchina, due passeggeri restano feriti. E sempre sulle pagine di Pescara si trova il dettaglio della visita del sottosegretario del MIUR, Davide Faraone, che proprio ieri è stato in Abruzzo. In particolare a Pescara ha visitato il conservatorio D'Annunzio, nella mattinata invece c'era stata una visita al liceo classico europeo Giambattista Vico e c'è stata anche un'altra inaugurazione, come vediamo, a San Giovanni a Torre Vecchia Teatina, una scuola primaria che è stata intitolata a Rita Levi Montalcini e a presiedere, oltre al sottosegretario del MIUR, c'era la nipote di Rita Levi Montalcini, c'eravamo anche noi, vediamo. Un piano di rendicontazione voluto dal Premier Renzi che ha portato oggi il sottosegretario al MIUR, Davide Faraone, a far visita in diverse strutture scolastiche della regione. Il liceo classico europeo Giambattista Vico di Chieti, il conservatorio di Pescara Luisa D'Annunzio e l'inaugurazione della scuola primaria di Torre Vecchia Teatina dopo un investimento di quasi 1 milione di euro per la messa in sicurezza. Noi oggi sicuramente andiamo in un istituto che è stato ristrutturato con fondi che il governo ha messo a disposizione sulla misura scuole sicure, ma l'investimento su tutto il paese è di più di 7 miliardi di euro, credo che sia l'investimento più grosso che si sia mai fatto in Italia, quindi credo che investire sull'edilizia scolastica sia importante per migliorare la didattica e poi dare alle nostre ragazze e ragazze scuole più sicure. I criteri ce li danno le regioni e i comuni che presentano in base a delle misure che noi mettiamo in campo, noi mettiamo i soldi e poi le regioni e i comuni ci dicono quali sono le priorità, per cui è anche bene che sia così, è il territorio che ci deve indicare dove intervenire, non possiamo decidere noi da Roma. È stata intitolata al premio Nobel Rita Levi Montalcini per diretta richiesta dei suoi 170 piccoli alunni. I lavori sono stati compiuti la scorsa estate, al suo interno la scuola ospita 10 classi dirette da 20 insegnanti, un laboratorio, la sala di informatica, la biblioteca, una mensa con cucina interna, il tutto immerso nella natura. Un lavoro importantissimo perché la sicurezza è fondamentale, perché quando le famiglie mandano i ragazzi a scuola penso che devono essere sicuri che li mandano in un ambiente sicuro e qualsiasi cosa succeda poi loro stanno tranquilli. Quando il primo giorno di scuola sono andata a fare il giro delle classi ho detto non succede, ma se dovesse succedere qualcosa rimanete qui dentro perché noi veniamo tutti qui da voi. Presente alla cerimonia Piera Levi Montalcini, nipote del premio Nobel, che con la zia ha trascorso tantissimo tempo e di lei oggi racconta l'insegnamento più importante. Credo che sia quello di affrontare la vita con serenità e con entusiasmo, senza rimpiangere quello che è passato e sperando sempre di avere il meglio e di proporre il meglio per quelli che vengono dopo. Abbiamo partecipato ad un concorso per questo, proponendo Rita Levi Montalcini. Torniamo sulle pagine del centro, si parla di burocrazia che soffoca, resta senza pensione dopo 37 anni di lavoro all'ex cinema Michetti. Lo storico proiezionista Conti vive in povertà da mesi, scomparsi sia il suo mestiere sia il suo ente previdenziale. L'Empals non è raggiungibile, non risponde a telefonate, email e fax e anche l'INPS si è arreso. E poi spostiamoci, il fisco in piazza da oggi per aiutare i contribuenti. Fino a venerdì all'Urban Center, sempre a Pescara, il fisco scende in piazza da oggi a venerdì grazie a un'iniziativa congiunta del Comune di Pescara e Agenzia delle Entrate. Per 3 giorni, a partire da oggi, dalle 10 alle 18, all'Urban Center di Piazza Salotto, sarà possibile avere a disposizione operatori dell'ufficio tributi del Comune e dell'Agenzia delle Entrate per assistenza e informazioni in vista delle prossime scadenze tributarie e delle novità inerenti ai nuovi modelli di dichiarazione 730 e unico precompilati. Edilizia scolastica, un incontro architetti e ingegneri a Piazza Colonna.
Ci spostiamo a Montesilvano, lavori sul lungomare, il Bike to Coast, pista ciclabile, via tutti i cantieri entro il 1° giugno. Ultimatum al comune di Confesercenti e Balneatori FIBA. Non è tollerabile causare disagi nei mesi caldi dell'estate. Ancora sulle pagine di Montesilvano, l'esame in commissione lavori pubblici, l'architetto Pandolfi dice il tracciato sulla riviera è sicuro. Di taglio basso, adesso al Falco trovano posto nel reality. Parte su Italia 1 la trasmissione di Paola Barale con il Montesilvanese noto per le invasioni di campo. Di spalla nuovo infopoint, ampliata la rete di servizio per i turisti. Posto fisso di polizia tutto l'anno. Troppi furti in città, il sindacato degli agenti chiede misure incisive. Appello a Gabrielli e Chiavaroli, sempre sulle cronache di Montesilvano. Di taglio alto, l'addio di politici e cittadini a Carbani, un uomo buono, ai funerali sindaci, imprenditori e tanta gente. A Francavilla, via la bandiera blu. Per il mare, la città penalizzata dai divieti di balneazione della stagione scorsa, il sindaco Luciani attacca l'ACA e dice adesso chi pagherà i danni. Si accende su Facebook anche il duello elettorale, San Giovanni Teatrino va verso il voto e poi di spalla Mantini dice scommettere sull'aeroporto per avere turisti tutto l'anno. Addio De Carolis, medico e velista appassionato. Per anni primario a Penne aveva creato un'apprezzata scuola di chirurgia ortopedica. Oggi i funerali nella chiesa di San Francesco a Città Sant'Angelo. Manoppello e Vicovaro, cammino Volto Santo, comuni gemellati. Si continua a parlare di Bussi, il sito dei veleni al Parlamento europeo. Interrogazione di due eurodeputati grillini. In quasi 10 anni non è stato fatto nulla. Di taglio basso, Caramanico Terme, la guerra del soldato Broad, in un libro le imprese del caporale rifugiato nella valle dell'Orfento. Sulla pagina di Chieti, il dietro fronte dell'Ateneo, ritirata la delibera che annulla 411 lauree. Il rettore ai senatori dell'università, ci penso io a farlo, ma ci rifletto un attimo. Di Ilio mette il freno al DG del Vecchio. E poi a Lanciano, tre denunciati lo truffano per 120.000 euro con la scusa di facili guadagni. Sempre sul caso Villapini, licenziata dopo aver svelato gli imbrogli, un processo ad Angelini per i ricoveri gonfiati. In aula le rivelazioni della ex direttrice di Villapini. Sulla pagina dedicata all'Aquila, la tragedia in via di Annunzio, la sentenza della Cassazione, un crollo con 13 vittime, processo da rifare, annullata la condanna dell'ingegnere Cimino, atti della Corte d'Appello di Perugia, le parti civili dicono per noi un'atroce beffa. Appalti 24 nei guai tra funzionari e imprese, una turbativa d'asta e corruzione tra gli accusati, 5 dipendenti comunali e noti costruttori. Di taglio basso a Sulmona, imprenditori evadono 16 milioni. Scatta un maxi sequestro, denunciati due sconosciuti al fisco. E proprio ieri, questa è stata un'altra delle notizie, in una giornata veramente convulsa, una maxi evasione, 16 milioni di euro è il totale, quindi in particolare quello che succede è una disamina di quello del modus operandi, come detto, sconosciuti al fisco. Andiamo avanti, L'Aquila, Ascom, fusione regione in vista. Teramo, scuola materna esplosa, il processo, poca manutenzione, un disastro evitabile. Il consulente dell'accusa sulle cause del disastro del 13 ottobre 2013, imputati per crollo colposo, 5 dirigenti di CPL Concordia. Secondo la procura tutto sarebbe stato causato da una serie di carenze a livello di sicurezza. L'esplosione per fortuna avvenne un'ora dopo l'uscita di bambini e insegnanti. E ieri un altro allarme in una scuola a Teramo. Allarme gas, sgomberata la scuola Noè Luci di Ruspa, trancia tubo della media pressione durante i lavori allo svincolo dell'8-0 alla Gammarana. Nel giorno in cui in tribunale c'è una nuova udienza sulla scuola esplosa di Piano Daccio, è un'altra fuga di gas, con tanto di scuola sgomberata a tenere banco in città, un incidente che è avvenuto alla Gammarana quando una ruspa impegnata nei lavori per lo svincolo dell'8-0 inavvertitamente ha tranciato un tubo del gas.
Di taglio basso cercò di soffocare le figlie con un cuscino. La ricostruzione in aula a Bradford. Samira poi straziò i due corpi con coltellate di inaudita violenza. Andiamo avanti e apriamo la pagina dello sport. In particolare al centro dell'attenzione ci sono state ovviamente le dichiarazioni dell'allenatore Massimo Oddo, perché ovviamente per il Pescara adesso l'obiettivo è quello del terzo posto, un terzo posto da mantenere. La gara, il derby, si è svolto domenica, 4 sono stati i gol per il Pescara, e allora queste le parole del tecnico, ascoltiamo. No, anzi, sono difficilissime come tutti gli altri e come per tutti. È ovvio che noi incontriamo due squadre che hanno bisogno di far punti, quindi le motivazioni si trovano da sole, nel senso che i ragazzi non sono stupidi, sanno l'importanza di mantenere una posizione in classifica. E mantenere il terzo posto vuol dire tanto, vuol dire vantaggi. In anni precedenti le squadre per un posizionamento migliore sono andate in Serie A e quindi non c'è bisogno di spinte ulteriori da parte mia sulla testa. Vivendo le partite una alla volta, sappiamo che dobbiamo andare a Modena e provare a vincere. Campagnaro sta bene, sta lavorando a parte, adesso vediamo in settimana come risponde all'incremento di lavoro che avrà, però tutto sommato è sulla via dovrebbe essere sulla via del recupero. Lui ci vuole sempre il condizionale, però dovrebbe essere sulla via del recupero. Se sta bene gioca, non credo da Modena dall'inizio, ma in questo momento essere in forma o no non serve a nulla, bisogna essere in forma quando iniziano i playoff, e la forma non è solo un aspetto fisico ma è anche un aspetto mentale. E quindi quello che c'è adesso conta veramente meno di zero. Certo, vedere aspetti positivi come la condizione fisica, che per noi sicuramente è positiva, l'aspetto mentale, che in questo momento è positivo, va benissimo e ci fa piacere. Però poi quando inizieranno i playoff sarà un'altra storia, perché nel momento in cui l'anno scorso sono iniziati i playoff, credo che pochi allenatori della griglia dei prof avrebbero risposto il Pescara la squadra più in forma, perché così non era. Però poi i playoff sono una storia a parte, parte un altro campionato e lo stato di forma conta lì. Restiamo in Serie B, perché di Lanciano si è parlato negli ultimi giorni proprio per una penalizzazione arrivata negli ultimi giorni che metteva a rischio la Serie B. Allora ieri la notizia è stata quella dell'avvocato Edoardo Chiacchio, che è riuscito ad evitare la penalizzazione. Ascoltiamo. Sotto un profilo tecnico leggeremo le motivazioni. Di certo la sentenza del CERE, che costituisce un primo caso degli illeciti amministrativi, non ci sono precedenti di riduzioni così sostanziose. Posso riferire soltanto che abbiamo, ritengo, regalato la Serie B a Lanciano. Adesso basta che la squadra faccia lo sforzo che deve e Lanciano conserverà una categoria così importante. Significa aver stravolto tutte le tesi, tutte le argomentazioni, tutti i teoremi proposti dalla Procura federale e accolti in primo grado al Tribunale federale nazionale. Quindi devo dire che si è trattato di una vera e propria, non voglio essere autocelebrativo, ma di una apoteosi professionale. E oggi posso dire che il Lanciano, che fino a ieri era con un piede e mezzo in Lega Pro, oggi è con un piede e mezzo in Serie B, e questo ritengo sia un dato di fatto non discutibile. Come si è trovato con i dirigenti della Virtus Lanciano e poi li ha sentiti negli ultimi minuti? No, Valentina Maio era con noi in udienza, quindi è assistito a tutto il processo, era presente anche Mario del Turchi. Diciamo che tutta la famiglia del Lanciano e penso tutta la città oggi era vicino alla società e vicino alla squadra. Perfetto. Era presente
Claudio Di Bucchianico, che era uno dei dirigenti inibiti. Quindi c'era lo staff del Lanciano al mio fianco, e non posso non citare i colleghi Michele Cozzone e Cesare De Ciglio, che hanno difeso i dirigenti Di Bucchianico e Castegnarò, e che sono stato al mio fianco e quindi condividono con me questo grande successo. Ora sfogliamo le pagine del quotidiano La Città, in apertura anche qui le bustarelle all'Agenzia delle Entrate di Pescara. Arrestato il numero 2 della sede, avrebbe intascato 15.000 euro da una società sotto accertamento fiscale per 38.000 euro. Un doppio gioco, Giovanni Imparato aveva rappresentato l'accusa nei due gradi di giudizio verso la società, ma allo stesso tempo avrebbe suggerito cosa scrivere nei documenti da fornire per presentare i vari ricorsi. Di spalla il processo, tetti di spesa, chiodi, è la prima volta che sento di violenze ai danni delle cliniche private. Di taglio basso l'economia, i dati del segretario provinciale dello SPI di Pescara, Paolo Castellucci, dicono che un abruzzese su quattro è a rischio povertà. E poi Abruzzo, segnali di ripresa nonostante le incertezze, quelli presentati dall'indagine di Confindustria Abruzzo sul secondo semestre del 2015. Associazioni di categoria, i quattro presidenti provinciali sottoscrivono un patto di aggregazione da completare entro il 2017. Confcommercio si impegna per la nascita dell'associazione unica regionale. La pagina di Teramo, allarme in città per una fuga di gas all'Acquaviva, pala meccanica buca la condotta del metano della piscina, evacuate le scuole, uffici pubblici e comunali in centro. Gli operai stavano lavorando ai sottoservizi della nuova rotatoria di uscita dallo svincolo dell'8-0 in zona Acquaviva. Era un forte odore, copiosa fuoriuscita di metano che ha raggiunto il centro. Negli uffici si credeva fosse una perdita interna. La tragedia sfiorata, la scuola di Piano d'Accia esplosa per la scarsa manutenzione. In aula parla il perito della procura, gravi carenze nella sicurezza. L'incidente poteva essere evitato. Ancora sulle pagine della città, di Francesco salda gli stipendi di Teleponte, pagate due mensilità ai dipendenti e saldato il conto dei ripetitori. Domani l'incontro con i sindacati sul piano industriale. Carapollo, primo rogo di stagione, rifiuti in fiamme, un pronto intervento dei vigili del fuoco sotto il viadotto della Teramo Mare alla Gammarana, ecco le immagini. Crisi, aperte le consultazioni con i fuoriusciti, in settimana il sindaco Brucchi incontrerà i Fratelli d'Italia e la Civica al centro per Teramo. E poi ancora politica, i 5 Stelle con il portavoce Berardini vivisezionano le delibere propedeutiche al bilancio preventivo al voto entro maggio. 0 euro in bilancio per turismo, lavoro e agroalimentare. Banca di credito Cooperativo Teramo, 3 reggenti al posto di De Flavis. Confermate le dimissioni del direttore generale che lascia prima della fusione con BCC Castiglione. 3 maggio 2016 il DG De Flavis non si è presentato all'incontro con la FEDAM. Da quel momento le dimissioni sono diventate ufficiali. Provincia, nasce la task force per il sistema produttivo. Il presidente Renzo Di Sabatino accoglie la proposta della CISL e costituisce una cabina di regia provinciale. Gli obiettivi sono la condivisione dell'accordo di programma quadro per il rilancio della Val Vibrata e la gestione dei fondi che arriveranno grazie al master plan per il sud della regione. Il convegno, la proposta è stata lanciata durante un convegno della CISL della scorsa settimana. Di spalla noi con Salvini, Ferraro e Campili, coordinatori cittadini per Silvi Alba Adriatica. Referendum costituzionale a Morro d'Oro, il secondo appuntamento per spiegare le ragioni del sì. Tra gli ospiti il parlamentare europeo Gianni Pittella e il coordinatore regionale Michele Fina. Duplice infanticidio, Samira era una mamma eccezionale, il compagno della 24enne di fronte alla corte, problemi solo tra noi, mai con le bambine. E poi dal racconto della specialista è emerso come Samira ricordasse di aver ucciso le piccole soffocandole e non con un coltello.
Nessuna violenza, il compagno ha ammesso i litigi ma ha respinto le accuse di violenza domestica. A Sant'Egidio muore a 49 anni per un malore mentre è in casa con la famiglia. Martinsicuro, la Rosa Blu apre i battenti per la stagione estiva. Sabato scorso ha ripreso l'attività dello stabilimento a portata di disabili. E sulla pagina dedicata a Giulianova, Mosciano, a Giulianova opposizione all'attacco per la beffa della bandiera blu. E poi invece rescisso il contratto per il Castrum, il comune riscontra alcune inadempienze della ditta che si era aggiudicata l'appalto. Tutto fermo, l'opera di restyling doveva essere completata per il 30 aprile scorso, ma ora è tutto fermo. E poi il caso in ambito sociale, Mastromauro ci mette una pezza. Il sindaco incontra i colleghi di Mosciano e Bellante e presenta il suo piano. Turismo, Roseto perde la bandiera blu dopo 17 anni e Rosaria Ciancaglione anticipa la notizia e attacca l'amministrazione. Deve dare spiegazioni ai cittadini. Il sindaco per il momento tace e convoca una conferenza stampa per questa mattina nella sua sede elettorale. Di Girolamo dice: se la notizia è vera siamo di fronte a un'altra prova fallimentare della gestione Pavone. Il tour di Ennio Pavone, il taglio del nastro per la sede di Montepagano. Scuola, gli studenti del Moretti in visita al centro d'addestramento dell'Enel. I ragazzi dell'istituto hanno potuto seguire il percorso dell'energia e assistere anche alle simulazioni. Pineto, i 5 Stelle chiedono le dimissioni della Traini. L'assessore all'ambiente è al centro di un conflitto di interessi perché rappresentante di un'associazione agricola. La mozione al primo consiglio utile 5 Stelle presenteranno la mozione di sfiducia contro l'assessore. Di spalla il lutto a Silvi che piange la scomparsa del dottor Antonio De Carolis. E poi l'incontro Giordano presenta a Roseto il libro inchiesta sui migranti. Il direttore del TG4, ospite dell'associazione Il Foro, Allido Celommi. La cultura quando ci si mastica poco a poco, il libro presentato da Caterina Falconi. E poi legalità, Falcone e Borsellino, l'eredità in una mostra, è partita all'Aquila, è stata organizzata dall'ANSA e dal MIUR. Ancora l'Europa sia laboratorio di convivenza, solo così può recuperare il suo patrimonio di libertà e democrazia, a spiegarlo il libro di Bocchi. Andiamo avanti, apriamo la pagina dello sport. Il Teramo, rompete le righe, si pensa al futuro. La squadra va in vacanza mentre c'è attesa per l'incontro tra il patron Campitelli e mister Vivarini. L'allenamento di fine stagione ieri pomeriggio allo stadio Bonolis. In settimana presidente e allenatore si vedranno per decidere se continuare ancora insieme oppure dirsi addio. L'Under 17, gara sfortunata contro il Siena con i biancorossi che si sono fatti rimontare due volte. Eccellenza, il Paterno polemizza con l'arbitro dopo la sconfitta con il Pineto. Comunicato stampa pubblicato sul sito della squadra, un errore ha determinato il risultato finale della partita. E poi il basket, Roseto cerca l'impresa per continuare il sogno. Dopo aver pareggiato la serie, gli squali questa sera tornano in campo a Ferentino per la gara decisiva. Sono 200 i tagliandi che la società di casa ha messo a disposizione dei supporters degli Sharks. Sant'Egidio al via il settimo torneo di tennis dedicato a Dante Talvacchia. L'Atletica Avomano Gran Sasso domina le competizioni regionali di Fermo. Vinta nettamente la classifica maschile del raggruppamento che permette alla società di aggiudicarsi il titolo regionale. E allora con lo sport, come sempre, noi concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14 e invece la rassegna stampa di Mattino 6 torna domani mattina puntuale alle 7. Buona giornata.